chiudiamo! Quattro fischi alla Fiorentina e ora chiudiamo in bellezza, a testa alta, il 2019 veramente. Dopo l'annata l'anno scorso che non è andata benissimo, chiudiamo quest'anno tanta roba in modo molto benevolo e praticamente consolidiamo il quarto posto. Perché tanto l'Atalanta, anche se vincesse, non cambierebbe un cazzo, perché ora siamo a più 7 sull'Atalanta e siamo veramente a poco poco così veramente dalla Lazio. Ora andiamo a un punto, poi recupereranno. Ci anche avviciniamo alla vetta sperando i passi falsi dell'Inter. Ma oggi che partita, ma che qualità ha la Roma, ragazzi. Ragazzi, a parte che c'era troppo dislivello tra le due squadre, perché noi davanti abbiamo un reparto offensivo, tanta tanta roba, loro avevano Vlahovic e poi avevano Boateng che ormai è un morto, cioè non gioca più ad alti livelli tanto tempo, e poi hanno fatto entrare Pedro che viene da un altro campionato. C'era troppo dislivello, anche se la Fiorentina non è mai morta, cioè è stata una squadra molto tenibile, e secondo me in casa è difficilissimo vincere 4-1 al Franchi. Comunque faccio il video appena non è ancora finita la partita, però mancano 2-3 minuti, stanno ai tempi di recupero, quindi lo faccio adesso. Comunque partita a senso unico, la Roma inizia bene i primi 5 minuti, poi andava in difficoltà per un paio di minuti e poi praticamente primo tempo dominato. Ma che classe ha la Roma! Roma. Ma che giocatore è Lorenzo Pellegrini, veramente il primo gol, veramente tanta tanta roba, che azione, Pellegrini contro tutta la difesa della Viola, palla al centro, che la guarda col gol con la coda dell'occhio, Zaniolo passa in mezzo Dzeko e Dzeko fa il tapin. Poi ragazzi, secondo gol, punizione presa dal bomber ed in Dzeko, e Kolarov veramente va a cacciare la ragnatela che lì, boom, 2-0, cioè ragazzi, ma... Kolarov non batte più i rigori, dice che è meglio battere le punizioni, ma abbiamo una qualità mostruosa là davanti e veramente ci siamo tra virgolette rivendicati del 7-1 l'anno scorso, anche se non ne abbiamo fatti 7, abbiamo veramente demolito, forse siamo l'unica squadra che ha demolito la Fiorentina in casa propria, perché io non ho visto partite finite così. Grande Roma, grande prestazione, grande squadra. Poi non so, loro segnano un gol a bucio di culo con Badel, praticamente un'azione un po' rotambolesca dentro l'area di rigore della Roma, arriva praticamente Badel davanti a Paolo Lopez e la segna. Primo tempo, ottima partita di Avarà, che io veramente sono innamorato di quel giocatore, veramente. Sì, tutti a criticarlo in Zonzi 2.0, quello a fare Manolas, ci siamo andati a fa male, Manolas è meglio, l'abbiamo mandato via per 14 milioni più di Avarà, panchiamo del Napoli, valutato 22-21 milioni di euro. Sta succedendo la stessa cosa che è successa con Zaniolo l'anno scorso. I gufi dove sono? I gufi? Di Avarà, ottima partita. Poi nel secondo tempo è entrato un po' male e Veretout ha fatto un'altra partita della Madonna, veramente inizia il secondo tempo un po' in difficoltà così e alla fine la insacca di nuovo Pellegrini, veramente azione corale della Roma, partono Pellegrini e Dzeko contro la difesa della Roma, palla di Pellegrini, palla Dzeko scambio in mezzo e Pellegrini la mette sul secondo palo e veramente davanti non so cosa cazzo abbiamo di reparto. Poi per non parlare dell'ultimo gol veramente fatto poco tempo fa, azione corale, Zaniolo parte su tutta la destra, si fa tutta la fascia, incrocia al destro e Dragoschi non può parare. Cioè ragazzi, ma abbiamo una qualità spaventosa là davanti. Tutti a dire sì, la Roma è una squadra che non arriva neanche in Europa League perché la Lazio è superiore. Ragazzi, lo dico adesso, la Roma è tre volte la Lazio. La Lazio ha tre giocatori buoni: Immobile, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, mettiamoci pure Acerbi. Ragazzi, se si scoccia uno di quelli là, la Lazio crolla. Cioè la Lazio tanto la Supercoppa la perde, cioè la perde, la vince, non mi frega un cazzo. La Roma è la candidata per il terzo posto, perché oggi abbiamo fatto una prestazione della Madonna, forse il peggiore in campo Florenzi. Non perché, oltre che a me Florenzi non piace, raga, tutte le imbucate sono arrivate dalla sinistra, quindi dalla fascia destra, e quindi non è che abbia fatto una grandissima prestazione. Comunque sono contento della prestazione. Chiudiamo l'anno in buone. Sì, ciao. Chiudiamo l'anno in bellezza. Sempre forza Roma e Lazio merda. Dai un po'.